stiamo vivendo un periodo di riaperture, un po' alla volta si sta tornando alla vita normale, si sta tornando alla quotidianità, ci stiamo riprendendo possesso dei nostri giorni e del nostro tempo. Ancora qualche giorno e valuteremo se per il 17 di maggio si potrà anche andare un po' oltre questo coprifuoco che ormai da troppo tempo ci limita e ci vincola alle 22 di sera. L'impegno da parte del Presidente Draghi di rivedere il coprifuoco nelle prossime settimane, speriamo che dia un esito positivo. I dati lo confermano, i contagi sono in calo, i numeri sono incoraggianti, il numero soprattutto delle vaccinazioni in Regione Lombardia è molto confortante e stiamo raggiungendo dei numeri record, anzi per la verità abbiamo dovuto veramente un po' rallentare nella corsa al vaccino per la mancanza purtroppo delle dosi vaccinali, ma i numeri sono assolutamente confortanti. Allora ci auguriamo di poter andare avanti su questo percorso, la Lombardia è riconfermata in zona gialla perché appunto i numeri sono tali da permetterci di restare in zona gialla, un passo alla volta, una settimana alla volta, con una campagna vaccinale che è decollata e sta procedendo davvero bene. Dal 10 di maggio si aprono le prenotazioni anche per la fascia d'età dai 50 ai 59 anni, quindi si va avanti così in attesa di un'estate in cui si possa essere sereni, tranquilli, ci si possa essere riappropriati della nostra vita, del lavoro, del nostro quotidiano, della socialità che ci è tanto mancata in questi giorni e che tutte le attività e categorie produttive possano tornare a pieno regime.